Quindi ci sono sempre stati contatti con Andrea. Ho avuto contatti io, hanno avuto altre famiglie, c'è la famiglia di San Luca, vanno a comprare in Olanda la droga o la trasferiscono dall'Olanda in Italia. Brabant, che è, diciamo, la parte un po' centro-sud dell'Olanda, ci sono tante storie che in qualche modo fanno ricordare anche alla Campania, alla Sicilia, al Salento. Ci sono sindaci che vengono minacciati, ci sono politici che vengono comprati, eccetera, eccetera. Cioè, una serie di cose veramente pesanti. Hanno commesso moltissimi crimini qua. Narcotraffico con l'Italia, bancarotta fraudolenta, evasione, truffe, riciclaggio. Per quanto riguarda la droga, noi abbiamo sequestrato solo un carico da 15 kg di cocaina, ma mandato continuamente in Italia carichi di droga da 10-15 kg, nascosti in mezzo ai fiori, si raggiungono quantità enormi. Questo era il loro modus operandi per limitare i rischi. Con trasporti di questo tipo, puoi anche guadagnare milioni di euro. La cosa più facile erano il narcotraffico. Si comincia ad individuare l'Olanda come uno dei canali per l'approvvigionamento di cocaina. Il porto di Rotterdam diventa un punto strategico. Seguono i portuali per vedere chi può avere bisogno di soldi, magari fa molti straordinari o appena diventato padre, e presumo non accetti un no come risposta. Se ti rifiuti, vanno davanti alla scuola dei tuoi figli, fanno un paio di foto e poi si ripresentano e ti dicono: sei sicuro di voler dire di no?